Quelli che vedete in mano sono i nuovi Samsung Galaxy Serie A di Samsung, che appunto l'azienda ha presentato da pochissimo nel suo nuovissimo evento. Sono tre, diciamo che sono il Samsung Galaxy A72, il più grande, e come vedremo anche per caratteristiche. Poi c'è l'A52 e l'A52 5G, che si differenziano soprattutto per alcune caratteristiche come il display. Display, attenzione, ve lo spoilero subito. Da 120 Hz per quanto riguarda l'A52 5G e da 90 Hz per invece gli altri, ma vediamoli qui su Hardware Upgrade. Eccoli qui dunque i nuovi Samsung Galaxy Serie A. Diciamo che sono degli smartphone davvero molto molto giovanili, lo vedete già dai colori e soprattutto anche nella loro caratteristica, cioè estetica, un profilo davvero abbastanza sottile, siamo sugli 8,4 mm, questa conformazione un po' particolare della fotocamera che viene inglobata fondamentalmente dalla scocca che chiaramente è in policarbonato, ma stiamo parlando chiaramente di prodotti medio gamma, quindi comunque assolutamente giusto questa scelta. In questo caso lo vedete, le differenze tra i due, qui abbiamo solamente i Galaxy A52 e A72, ma fondamentalmente la 52 5G cambia per la presenza del supporto al 5G e per il display, che è un display come abbiamo già visto da 120 Hz per il refresh rate. In questo caso, come dicevo, la differenza è nella dimensione e lo vedete, la 72 è più grande, ha un display infatti da 6,7 pollici, mentre in questo caso invece la 52 e anche la 52 5G ha invece un display che è da 6,5 pollici. Come dicevo, in questo caso il refresh rate per entrambi è praticamente a 90 Hz, quindi anche qui Samsung cerca di coinvolgere un po' gli utenti più giovani ad avere un qualcosa di diverso di avere comunque un device di fascia media, ma con delle caratteristiche che puntano un po' anche al diciamo device più importante. Lo vediamo che le cornici sono decisamente comunque ridotte, ha il foro per la fotocamera anteriore, fotocamera da 32 megapixel. Ma andiamo a vederli allora a livello estetico. Come vedete diciamo che il form factor è decisamente tranquillo, ha una cornice in policarbonato però lucida, che cambia in base al colore, qui nella colorazione appunto azzurra. Per quanto riguarda appunto il display, abbiamo un display da 6,5 pollici, qui di lato abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento con il bilanciere del volume, mentre di qua non abbiamo nulla. Però attenzione, nella parte inferiore abbiamo USB Type-C, come ormai per fortuna ci ha abituato sia Samsung che comunque anche gli altri brand anche in questa fascia di prezzo, altoparlante nella parte destra e poi il jack da 3,5 mm che appunto i Samsung ci hanno detto essere una prerogativa e molto importante in questa fascia di prezzo. Le differenze tra i due a livello fotografico riguardano fondamentalmente la presenza nel Galaxy A72 di un sensore teleobiettivo. Questo significa che comunque il telefono potrà andare a scattare foto anche a lunga gittata e a differenza invece del Galaxy A52 sia nella versione normale che in quella 5G. Di fatto le fotocamere sono la principale da 64 megapixel per entrambi, con stabilizzazione ottica dell'immagine, quindi comunque una fotocamera di notevole importanza per Samsung. Quindi poi abbiamo una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel con quindi possibilità di scatto ad ampia
visione e poi, come detto, la differenza. Abbiamo per entrambi comunque una macro da 5 megapixel, quindi per scatti ravvicinati. Sulla 72 abbiamo invece il teleobiettivo da 8 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine su questa fascia di prezzo non è sempre scontata, anzi, praticamente la possibilità quindi di scattare addirittura fino a 30x in digitale o zoom ottico a 3x. La differenza quindi con l'A52 in questo caso nell'ultimo sensore è quello di avere un sensore di profondità da 5 megapixel, quindi per aumentare, diciamo, il dettaglio e soprattutto per realizzare degli scatti di ritratto. Le differenze poi riguardano anche la batteria che nel caso dell'A72 è maggiore ed è da 5000 mAh con ricarica rapida, mentre nell'A52 la batteria è da 4500 mAh sia per la versione 5G che per quella invece normale. In questo caso l'A52 5G differenzia dal normale per il processore che è un Qualcomm Snapdragon 750G, a differenza invece dell'A72 e dell'A52 normale, dove troviamo invece uno Snapdragon 720G. Però la RAM e lo storage interno è il medesimo e siamo di fronte a 6 GB di RAM con 128 GB di memoria, che però, attenzione, è espandibile e addirittura, e questo sicuramente è un plus e non è differente, fino a un terabyte con classiche micro SD. Chiaramente abbiamo Android 11 soprattutto la possibilità da parte degli utenti di ricevere gli aggiornamenti per oltre 3 anni, quindi da parte di Samsung un grandissimo aiuto agli utenti che si ritroveranno comunque un device sicuramente sempre aggiornato nei prossimi anni e non è da tutti. Come vedete la One UI è la medesima che abbiamo già visto comunque in altri device, c'è davvero di tutto. Volevo farvi vedere intanto il display quindi, come detto, con possibilità di modificare la modalità di visione, quindi naturale o vivida, e questo ormai lo conosciamo, e anche l'uniformità di movimento, quindi da alta e standard, l'abbiamo già visto. In questo caso la 72 è a frequenza di aggiornamento di 90 Hz, a differenza invece della 52 che non abbiamo qui, quello 5G, che invece raggiunge addirittura i 120 Hz. Chiaramente tutte le sicurezze le ritroviamo di Samsung, le ritroviamo anche qui, e volevo farvi vedere appunto il software, che è appunto Android 11 non dico cavolate. Per quanto riguarda la fotocamera, come dicevo, in questo A72 abbiamo la possibilità di arrivare fino al praticamente il 30x, ed eccolo qua, diciamo che l'interfaccia è sempre la stessa, molto comodi praticamente gli zoom preimpostati da parte di Samsung, qui abbiamo i 2, 4, 10, 20 e poi anche il 30x. Ricordo che in questo caso il sensore è un sensore stabilizzato e quindi otticamente, quindi non avremo problemi a scattare comunque foto anche a 30x, chiaramente in digitale, ma comunque con uno zoom ottico stabilizzato, e lo vediamo. E poi abbiamo anche i video, come vedete Ultra HD, quindi 4K a 30 frame al secondo, e Full HD classico con stabilizzazione ottica, quindi comunque sicuramente dei video che proveremo e che saranno sicuramente ben stabilizzati. Per il resto diciamo che il menu è sempre il solito, con la possibilità di avere dei disegni in realtà aumentata, chiaramente l'intelligenza artificiale con il riconoscimento del cibo, quindi le macro, quindi un po' tutto quello che troviamo di solito sui top di gamma troviamo anche qui su questo nuovo A72 e come dicevo anche sull'A52. Insomma, questi sono i nuovi Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72. Davvero molto interessanti, vabbè, per i colori, per la loro sicuramente proiezione ai giovani e soprattutto anche per le loro caratteristiche. Innanzitutto il display appunto che arriva fino a 120 Hz con la 52 5G, ma poi anche batteria notevole da 4000-5000 mAh.
ancora sono anche resistenti all'acqua, IP67, quindi insomma, cosa volete di più? Vi dico i prezzi sono, per quanto riguarda l'A72, che è quello più diciamo costoso, cioè 499 euro, chiaramente nella versione da 6 GB di RAM e da 128 GB, che ricordo può essere espansa fino a 1 TB con micro SD. Poi c'è l'A52 5G che praticamente viene prezzato da Samsung a 459 euro, ed infine l'A52, che invece è quello più diciamo economico, da 379 euro. Insomma, una serie davvero molto molto interessante di questi Samsung Galaxy A 2021. Sono già disponibili su praticamente in vendita online o dove volete acquistarli, e insomma li attendiamo per una recensione, perché sappiamo che questi device vi piacciono veramente tanto. Con questo è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci sempre qui su Hardware Upgrade.